da vivo questa esperienza, è un'esperienza bellissima e la consiglio a tutti. Cleto d'argento secondo me è amore per il prossimo. Ogni mercoledì mi diverto con i miei compagni. Per me è stata un'esperienza positiva. La consiglio a tutti i ragazzi che vogliono intraprendere questo percorso. È stato in compagnia con i colleghi, con le OLP, è una nuova esperienza. Più che altro dove vado io dei, diciamo, miei utenti mi racconta tutti quanti i fatti della loro vita, e per me è molto importante, cioè si confidano con me, cioè si fidano di me ormai. Beh, ascoltare gli anziani è sempre, diciamo, una cosa positiva, si ha sempre da insegnare, quindi qualsiasi cosa, insomma, loro si raccontano, come dire, anche delle piccole cose, quotidianità, sì, e sempre fa piacere, sempre ascoltare, perché comunque, cioè, ti rendi conto che sei là per quello, anche, tra virgolette, per fare da confidente, quindi qualsiasi cosa, sempre, si ha sempre da insegnare, da imparare. Lo possiamo parlando, raccontando comunque quello che è successo nelle loro vite, e ci lasciano dei ricordi, insomma, da custodire, perché sono cose che ti arricchiscono e ti lasciano un bel segno da portare poi con te nella tua vita. Oddio, inizialmente sì, perché comunque a primo impatto non sai come comportarti, perché comunque sono estranei, però poi, diciamo, tempo ho avuto modo di vedere confidenza. Esatto, sì. Per me è un'esperienza bella, perché avendo perso i nonni è molto importante stare a contatto con gli anziani. Loro presentano persone sole oppure riescono magari? No. Allora, sono per la maggior parte con i figli, oppure due sono i miei padrini e madrina che sono insieme, quindi... Sì, già conoscevo tutti i miei utenti e ne sono felice, perché sono persone meravigliose. E come ti ho già detto, non avendo i nonni è un'esperienza bellissima. Sì, siamo usciti, abbiamo parlato, abbiamo giocato a carte. Ho parlato pure dei loro tempi, giustamente, di tutto quello che hanno lasciato i loro genitori, e poi lo vogliono trasmettere a noi giovani, diciamo, che ti posso dire, sulle tradizioni. Sì, certo, li consigliamo, e come, perché pure per una loro crescita personale e non solo. Quindi il Cleto d'argento comunque è riuscito? Come? Certo che è riuscito, alla grande proprio. Quando penso a questo progetto, la prima parola che mi viene in mente è crescita. Crescita non solo personale, ma anche di gruppo, perché comunque quando in queste giornate stiamo tutti insieme abbiamo modo anche di poter, come dire, socializzare, non solo avere comunque delle nuove esperienze, no? Comunque crescere in questo senso.